Federico Domenichini, Head of Advisory Italy di T. Rowe Price. Che ruolo può avere il mattone in un portafogli in una fase come questa? Allora, una domanda, come dire, molto calda, visto che ormai il tema dell'immobiliare è, diciamo, nell'agenda anche, diciamo, dei principali giornali italiani. Allora, noi nella conferenza proveremo a fare una riflessione sul capire come il mattone, come il mercato immobiliare sia centrale. Un po' di numeri: la metà della ricchezza italiana è in mano diciamo, al mercato immobiliare, quindi è una parte importante il portafoglio finanziario degli italiani. Quindi da una parte fa riflettere il consulente, che se faccio il consulente finanziario, faccio il private banker e gestisco la ricchezza, devo conoscere molto bene quel 50% che è investito nel mattone. E dall'altra il nostro punto è provare a inserire anche il mattone, quindi la casa, l'immobile, all'interno di un contesto di asset allocation. Perché questo? Perché innanzitutto, alla fine, lo strumento casa lo chiamo volutamente strumento, non è un bene che rimane lì e per sempre, perché poi durante i passaggi generazionali questo è uno strumento che poi passa di mano e più è visto come uno strumento finanziario. Quindi per noi è cruciale inserire il mattone all'interno dell'asset allocation e capire che tipo di strumento è. Poi durante la conferenza, invece, anche in collaborazione con Nomisma, racconteremo un po' come sono le dinamiche oggi del mercato immobiliare, che certamente, se io lo guardo a lungo termine, ha dei vantaggi legati alla tenuta del valore se lo guardo nel passato da un punto di vista dell'inflazione. Se lo guardo invece con prospettiva un po' più futura, devo guardare una variabile che spesso in pochi considerano con grande attenzione, che è il tema demografico, che è un tema ormai anche questo abbastanza centrale nelle prime pagine dei giornali. Perché la demografia è importante? Perché se mi aspetto nei prossimi 10 anni, 15 anni, avremo 1 milione, 1 milione e mezzo, forse 2 di persone in meno che vivono in Italia per un tema dell'inverno demografico italiano, io avrò un mercato immobiliare che avrà più offerta che domanda. E se c'è più offerta che domanda, ovviamente questo farà soffrire le valutazioni. Quindi la domanda che poi faremo al nostro relatore insieme a noi di Nomisma è: quali sono le aree che terranno di più e altre che terranno di meno? Faccio un piccolo spoiler della conferenza. Certamente le aree a maggiore crescita economica, che hanno beni, diciamo, in aree centrali dell'economia del paese, tenderanno a tenere molto di più. Tutte le aree più periferiche sentiranno con maggiore forza l'inverno demografico italiano.